A nome del gruppo Alpini Caglio Rezzago vi porgo il più caloroso benvenuto a questa nostra manifestazione. È la nostra 10ª edizione e siamo orgogliosi, anche questa sera vedo parecchia gente, quindi vi ringrazio anticipatamente. Voglio anche anticiparvi che fra un po' faremo un giro, una colletta che, come sapete, verrà poi devoluta al centro Ancora per la cura dei malati terminali. Io non mi divulgo in altre parole, voglio solo salutare tutti i presenti, a cominciare dal nostro sindaco Sergio, i nostri don. Questa sera ne abbiamo due. Abbiamo perso un presidente e un vicepresidente della sezione di Como, ma quando abbiamo guadagnato due parroci. Non so se... Saluto anche il rappresentante della sezione di Como, il nostro Flaminio, che è un amico, partecipa sempre alle nostre manifestazioni. Quindi vi do il benvenuto e ancora un grosso grazie. Lascio la parola al sindaco di Rezzago, che dice due parole anche lui. Buonasera a tutti. Come diceva il capogruppo Emilio, siamo giunti alla 10ª edizione di questa fiaccolata organizzata dagli Alpini. Abbiamo sempre una nutrita presenza, quindi nonostante il tempo magari un po' freschino, questa sera dopo una settimana di pioggia, e comunque appunto abbiamo parecchie persone che partecipano a questa fiaccolata. E un ringraziamento particolare agli Alpini che organizzano questa fiaccolata benefica. Questa sera appunto è a favore dell'Ancora, l'associazione che segue appunto i malati terminali, e quindi vi chiedo di essere particolarmente generosi, perché è un'associazione veramente che merita l'aiuto di tutti quanti. Stasera abbiamo presente il coordinatore dell'Ancora, il dottor Franco Vecchio, persona veramente insuperabile, sempre presente nei momenti di bisogno. Anche Rezzago purtroppo ha dovuto intervenire in più di un'occasione, e comunque appunto un ringraziamento veramente grande al dottor Franco Vecchio, all'Ancora, a tutti i suoi collaboratori, agli Alpini che hanno organizzato la serata, a Televalassina naturalmente sempre presente. Poi quando scenderemo in paese stasera, oltre al vin brûlé e al pane con l'uva, ci sarà una sorpresina. Quindi ancora un'ultima raccomandazione: siate generosi per l'Ancora, è un'associazione veramente meritevole. Grazie ancora, passo la parola a Don Valentino. A Don Valentino. Ringrazio il sindaco che mi ha salvato dalla figuraccia dell'intervista col bicchiere di vino in mano, ma tra gli Alpini non si può avere in mano l'acqua, giusto? Allora, ringrazio di cuore per questa bella iniziativa che tutti gli anni ci dà la tappa dell'estate e la spinta per l'anno che comincia. Li ringrazio sempre di cuore, perché gli Alpini di Rezzago per la parrocchia sono il puntello. Quando qualcosa ha bisogno di essere sostenuto, arrivano gli Alpini e tengono su e rimettono a posto le cose. Quindi grazie di cuore, sono contento di vedervi numerosi questa sera. E buona fiaccolata a tutti voi. Adesso però la parola la passo a Don Ambrogio, perché dopo 20 anni che è via, qualche parola in più delle mie l'avrà da dire. Prego. No, mi fa piacere essere qui questa sera con voi, la prima volta che mi capita, ma sono davvero felice di vedere tante facce che ho conosciuto negli anni 60, 70, no? 70. Vi ricordo un po' tutti, vi auguro davvero un felice soggiorno a Rezzago, e soprattutto in questi posti così magnifici, dove c'è l'acqua buona soprattutto, ma il verde e il vino degli Alpini, sì, questo sicuramente è migliore del mio. Vi auguro davvero un felice soggiorno qui, e dite una preghiera anche per me, perché ho bisogno, sto invecchiando e ho bisogno un po' delle preghiere di tutti. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti, siamo qui io e Flaminio Colombo in rappresentanza della sede di Como, in quanto i nostri presidenti hanno pensato bene di andare in ferie, e noi ci tocca questo compito, che può essere un onere gravoso ma anche simpatico.
Io ringrazio anch'io tutti, cominciando dal dottor Vecchio, che Francesco, prego, che lui, noi siamo qui per lui, che è il vero artefice dell'associazione Ancora. E un applauso al dottor Vecchio. Volevo anche ringraziare i nostri alpini del gruppo Caglio e Rezzago, perché quest'anno non ho potuto dargli tanto una mano perché sono disabile di un braccio, no? E mi dispiace, però sono loro che hanno portato avanti questa manifestazione e col capogruppo. Non possiamo dire nient'altro che augurarvi una buona serata e ricordarvi che il motto degli alpini quest'anno è stato, no? Alpini, un esempio per l'Italia. Perché nonostante quei fanfaroni che parlano e non fanno mai niente, quando non sanno dove appoggiarsi si appoggiano sull'Associazione Nazionale Alpini, perché non costiamo niente, non diciamo niente, facciamo tutto gratis, quindi qui ci sta bene. Volevo ringraziare anche Don Valentino e Don Ambrogio che ho trovato stamattina e i gruppi che sono venuti. L'amico Porro Massimo in rappresentanza di Caslino e Marco Bravi con Renato in rappresentanza di Ponte Lambro. Poi non so se c'è Sormano, scusate, Dionigi, Cesare, eccetera. Si sono nascosti dietro, non so perché. Volevo ringraziare anche Carlo che è del gruppo di Giussano, però permettetevi una cosa, un grossissimo ringraziamento a Rosalba e un applauso per quelle magnifiche frittelle. Voglio dire alla Rosalba che mi ha telefonato il presidente Enrico Gaffuri, che è in Alto Adige, dicendo che lui, che intanto stava venendo giù, mangiava una tua frittella, non so dove è andato a prenderla. E niente, adesso ci avvicineremo verso il fuoco dove faremo tutta la manifestazione. Flaminio Colombo è rappresentante della sezione dei gruppi della Bassa Brianza, Lambrugo, Lurago, eccetera. Io adesso lascerei la parola al dottor Vecchio, però dicendo un bel augurio, viva l'Italia, viva gli alpini e viva il gruppo di Rezzago! Buonasera a tutti, grazie per questa copiosa, enorme partecipazione. Grazie innanzitutto al gruppo Alpini Caglio Rezzago, sempre presente, sempre un sostegno, sempre un puntello, come diceva Don Valentino. Grazie al sindaco di Rezzago, una persona grandissima, una persona squisita, un lavoratore, un alpino dentro. A tutto spessore, veramente, lui, suo fratello, ma tutti quanti voi, anche con un braccio rotto siamo presenti noi alpini. Una bella notizia, il nostro Maurizio è diventato nonno oggi, la bambina si chiama Ginevra, dai, tantissimi auguri a lui. Noi come Ancora siamo orgogliosi di avere degli amici come voi. Facciamo un lavoro difficile di assistere ai malati terminali e tutto. E tutti ci chiedono come fate, dove trovate il coraggio. Quando si è davanti a delle difficoltà, basta un attimo pensare a voi. Basta pensare a quello che fate voi, come ci state vicini e ci viene tutto il coraggio che ci serve. Veramente. E una serata così ci riempie di gioia, ci riempie di felicità. Grazie per il contributo economico che serve sempre, ma quello umano, quello di sentirvi vicini, di sentirvi sempre al nostro fianco quando siamo in difficoltà, quello non ha un costo, quello ha un valore inestimabile. Grazie di cuore a tutti e buonissima continuazione di serata. Ciao a tutti. Siete invitati a cantare con noi l'inno nazionale, tutti, anche i bambini. Poi ci sarà l'accensione del fuoco, la benedizione, la preghiera dell'alpino e il silenzio. Noi alpini riteniamo questo il momento più importante. Quindi state uniti, un po' di silenzio e cantate a squarciavola. Pronti? Si desta dell'elmo di Scipio, se ci
destra dell'erbo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la Roma, e schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a volte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia ti amò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia ti amò. Sì, benedetto Dio, Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera dall'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepaci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e proteggi i nostri battaglioni e i nostri gruppi. Così sia.
Noi l'abbiamo fatto 2 anni fa. Certo. Adesso quando arriviamo... Questo vestito è quello.